Sono state pubblicate per la prima volta in questo volume, sono uscite soltanto successivamente nella loro lingua originale, che è appunto il tedesco, in un'edizione appunto tedesca nel 2006. Ecco, allora, il volume nasce non solo dall'esigenza di raccogliere insieme alle lettere tutto il materiale che Taubes ha dedicato a Scholem, ma anche dalla convinzione che la travagliata relazione che questi due personaggi hanno avuto, cioè Scholem da un lato e Taubes dall'altro, appunto è possibile spiegarla anche nei suoi lati più oscuri, anche nei suoi lati più direttamente biografici e anche, oserei quasi dire, meschinamente biografici, nel senso che escono fuori delle cose piuttosto imbarazzanti per certi aspetti, in realtà hanno un lato nobile, se così vogliamo dire, proprio che coincide con la questione del messianismo. Il libro si compone in due parti. Una, nella prima sono raccolti testi in cui Taubes è confrontato appunto con il pensiero di Scholem, e nella seconda parte invece sono pubblicate queste lettere che Taubes ha scritto a Scholem dal 47 al 79. In più c'è una lettera che Scholem ha scritto a Taubes che segna un po' la rottura del loro rapporto accademico. Inoltre è in un'appendice sono stati aggiunti anche i seminari i protocolli di un seminario che Taubes ha tenuto a Berlino nel semestre invernale 84-85 sulle tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin. Un testo che io ho ritenuto indicativo aggiungere al libro, perché qui veniva in luce una interpretazione di Benjamin diversa, molto diversa rispetto a quella di Scholem, che appunto, come emergeva anche nel discorso precedente, è stata una figura rilevante nella vita di Benjamin fin dalla loro giovinezza, e che la cui interpretazione del pensiero di Benjamin ha segnato per molti anni, e tuttora segna insomma la ricezione del pensiero di Benjamin, insieme a quella di Adorno ovviamente, la ricezione. Ecco, allora il fatto che Taubes si sia distaccato da queste due interpretazioni, o comunque ne abbia tenuto conto in una maniera diversa, diciamo così, da quella ortodossa, mi sembrava opportuno fornire qui un documento proprio in questo libro. Ecco, il carteggio tra Taubes e Scholem ha inizio nel 47, quando Scholem da più di 20 anni si era già trasferito a Gerusalemme, dove, come abbiamo sentito, aveva intrapreso una brillante carriera accademica, era diventato un importante studioso di fama mondiale di mistica ebraica. Ecco, quando Taubes scrive la sua prima lettera a Scholem aveva soltanto 24 anni e aveva già scritto la sua tesi di dottorato, che verrà pubblicata proprio in quell'anno, che si intitola Abendländische Eschatologia Occidentale, che appunto è l'unico suo libro vero e proprio, e anche questo è indicativo insomma di un personaggio che in realtà ha affidato tutta la sua il suo pensiero piuttosto alla parola orale o alla forma, appunto, alle lettere. Quindi di suo libro vero e proprio ci resta solo questa tesi di dottorato, questo libro giovanile. Nel 47, quando gli scrive, Taubes non aveva ancora conosciuto Scholem, e gli scrive in una maniera abbastanza sorprendente dal mio punto di vista, come giovane studioso a Scholem, che era un importantissimo studioso di fama mondiale, quasi per certi aspetti ponendosi alla pari, in una maniera già fin da allora provocatoria. Poi si conoscono i due nel 51, nel 49, quando appunto Scholem è a New York per una conferenza. E soltanto nel 51 invece sarà la data del loro scontro, della loro rottura, di cui appunto abbiamo notizia nell'epistolario. E l'epistolario riprende solo nel 68 con una lettera piuttosto dura, anche qui provocatoria, quando Taubes si è ormai trasferito a Berlino, definitivamente a Berlino,
e ricopre già la cattedra di giudaistica presso la Freie Universität. E appunto questa lettera del 68 è una lettera ancora carica di tensione e il loro rapporto resterà tale fino alla fine. Ora io non mi dilungherò sulle questioni biografiche, eccetera, perché appunto chi ha voglia poi se le guarda e se le va a spulciare nella lettera, ma appunto quello che mi interessa è ritornare al discorso iniziale, no? Ecco, al problema del messianesimo e spiegare un po' questo titolo. Allora, ecco, per Taubes il messianesimo è un problema che ha a che fare essenzialmente con appunto l'esperienza stessa dell'uomo, e in questo senso a me è sembrato la sua posizione interessante da un punto di vista filosofico. E addirittura, insomma, in uno dei suoi saggi dice: non si può sfuggire al dilemma, o il messianesimo è un nonsense, e per di più un pericoloso nonsense, oppure il messianesimo, e non solo la ricerca storica sull'idea messianica, è strettamente importante nella misura in cui rivela un aspetto significativo dell'esperienza umana. Ecco, qui il riferimento è a un testo di Scholem del 59, che si chiama appunto Per la comprensione dell'idea messianica, che Scholem, che sarà il testo di riferimento di tutto il discorso di Taubes sul messianesimo. E in questo scritto Scholem sostiene che nell'ebraismo la redenzione implicita nell'idea messianica è un evento pubblico che si compie sulla scena della storia e nel cuore della comunità. Nonostante questo, però, Scholem è portato ad ammettere che ogni movimento messianico che si affacci sulla scena della storia è destinato a fallire. E questo, secondo il discorso di Scholem, è connesso a quello che egli chiama appunto il prezzo che il popolo ebraico ha dovuto pagare per aver donato al mondo l'idea messianica, che, e qui cito Scholem, consiste nella vita vissuta nel differimento, in una vita appunto vissuta in condizioni di rinvio, in cui nulla può essere fatto e compiuto, cito, in forma definitiva. La storia ebraica dell'epoca isilica, scrive sempre Scholem in questo saggio, è segnata da tutta la debolezza del transitorio, del provvisorio che mai giunge alla fine. E se da un lato l'idea messianica può significare speranza e consolazione, tuttavia, scrive sempre Scholem in questo saggio, e cito ancora, in ogni tentativo di portarla a compimento si spalancano abissi che spingono ad absurdum ogni sua figura. Al punto che Scholem scrive, sostiene, che vivere nella speranza toglie peso specifico alla persona, che non potrà mai realizzarsi, perché lo scacco, la costante incompiutezza delle sue intraprese svaluta proprio ciò che costituisce il suo valore centrale. Ecco allora che per Scholem l'idea messianica, al contrario che per Taubes, è un'idea, cito ancora, anti-esistenzialistica per eccellenza. E qui, diciamo così, il ritardo, questa dilazione dell'evento messianico è appunto, secondo Scholem, il costo, il prezzo che il popolo ebraico ha dovuto pagare per aver donato al mondo questa idea. Ecco allora il titolo, il motivo per cui il libro si chiama Il prezzo del messianesimo. Taubes riprende, diciamo, l'espressione di Scholem e tra l'altro appunto intitola due saggi che sono contenuti nel libro proprio Il prezzo del messianesimo, perché questa secondo lui è la questione centrale da discutere. Ora io mi fermerei qui, cedo la parola e magari in un secondo giro proviamo ad addentrarci ulteriormente senza.